Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 19 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, per voi sarà una giornata favorevole con una carica emotiva davvero ottima. Anche chi ha chiuso una storia da poco avrà l'entusiasmo e la determinazione necessari per rimettersi subito in gioco. E il bello deve ancora venire. Giornata molto positiva in cui troviamo un parterre di pianeti pronti a giocare ruoli fondamentali e tutti con lo scopo di aggiustare o migliorare molti settori della vostra vita, dalla famiglia, alla carriera, dal benessere economico a quello energetico e passionale. La vostra carica umana e vitale proietta una calda luce sul vostro nido, luogo in cui vi prodigate, per edificare sempre meglio il benessere di chi vi vuol bene. Se pensate al guadagno, voluto dalla luna possessiva e risparmiosa in Toro, lo fate con quel filo di senso di colpa, effetto di Saturno severo in dodicesima casa. Ma se devolvete i vostri interessi e le vostre passioni alla famiglia e alla casa, lo cancellate, anche se il borsellino lo aprite un po' troppo spesso e non solo per ciò che è indispensabile, ma anche per l'inutile. Questo è l'effetto di Venere in quadratura, che tappa eventuali falle affettive con la buona cucina e con l'acquisto di abbigliamento o di arredamento, cose molto carine ma non tutte così utili, come volete farle passare voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 5. Toro. Cari Toro, coloro che hanno lavorato a un piano, un'idea o un progetto possono ritenersi più che soddisfatti. C'è da chiarire qualche questione con un ex, ma con un po' di buona volontà si può arrivare a far tutto. Possibili scontri con Sagittario e Acquario. Mercurio, ancora insediato nel vostro segno, è in Toro da due mesi circa, vi guida nelle scelte da compiere oggi, specie se di tipo familiare o organizzativo, in special modo se siete nati della seconda decade. Ottimi i rapporti con i vostri fratelli e sorelle o figli se ce ne sono, gratificati da una bella complicità, dalla voglia di intendersi e capirsi, specie se si tratta di ragazzi in età adolescenziale. La vostra forma fisica è eccellente. Plutone nel segno nemico amatissimo dell'Acquario può dare qualche problema circolatorio o rendervi pigri e svogliati nel fare qualsiasi attività sportiva, specie se siete nati in aprile. Nella giornata mondiale dedicata ai musei, la vostra sensibilità all'arte guadagna ulteriore punteggio, un po' per la luna nel segno, abbracciata a Mercurio, più sensibile alla bellezza e al richiamo dei sensi, un po' grazie ai sestili di Saturno conservatore in Pesci e di Venere in Cancro. Dolce le parole d'amore che riservate al partner e ai figli, con gli amici invece siete più rudi, a vostro dire per rimetterli in riga, ma forse dimenticate che tra morbidezza e severità c'è sempre una via di mezzo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Gemelli. Cari Gemelli, vi sentite un po' frastornati ma anche incuriositi da ciò che sta per capitare, in particolare al lavoro. Nel corso delle prossime ore potreste ricevere una proposta interessante, ma Saturno dissonante vi invita a stare molto attenti e accettare solo ciò che funziona e vi conviene, senza entrare in situazioni poco chiare. Possibili novità anche in amore. Questa giornata vi vede galoppare lesti, avendo ben strette in mano le redini della vostra vita. Sono tanti i pianeti che vi sorreggono, la Luna in Ariete, Giove, Venere e Mercurio. Tra i vicini Toro e Cancro, i vostri angeli custodi, corpi celesti che vi forniscono notevole fermezza di polso nel gestire sia i rapporti di coppia che quelli patrimoniali e familiari. Mentre il mondo gira senza fretta, voi, non vi fermate mai un momento. E vi proiettate verso un avvenire che, costruite con pazienza e con l'intenzione di custodire l'affetto delle persone a voi più care. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, state vivendo un momento di recupero e rinascita importante, ora la vita può assumere davvero un aspetto diverso e avrete modo di mettere una marcia in più. Chi ha aspettato a lungo una chiamata ora finalmente la riceverà.
Saturno e Giove favoriscono decisioni inerenti a matrimonio e relazioni da ufficializzare. Il potente Saturno si trova ormai da qualche mese nel segno dei Pesci, alleati del Cancro, per infondervi una straordinaria voglia di allargare e gestire gli spazi mentali ed emotivi. L'effetto sarà quello di una voglia di razionalizzare le emozioni che si scontra con il desiderio di solitudine e di quiete che pure albergano nel vostro animo. Risolverete il tutto concedendovi momenti di socievolezza allegra insieme di saggia riflessione. Dolcissima la vostra inquilina Venere, così romantica, amante della poesia e dei colori tenui, essenzialmente votata al partner e alla famiglia. Fanno da contorno la Luna Micione in sestile e Saturno rassicurante in trigono, ancora più profondo e introspettivo da quando è entrato nel segno acquatico dei Pesci. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 10. Leone. Cari Leone, in tanti stanno partendo con un nuovo progetto e sono entusiasti di questa avventura, serviranno però calma e pazienza perché i risultati non arriveranno subito. L'errore più grande che si potrebbe fare nel corso delle prossime ore è riversare le tensioni in amore, soprattutto se si ha a che fare con Scorpione, Sagittario o Acquario. Urano continua a trovarsi nel segno vostro nemico amatissimo del Toro e provoca vari effetti, specie se siete nati in agosto. Un momentaneo calo dell'energia e del protagonismo, che non vi fa poi tanto male, dato che, negli ultimi tempi, siete stati sempre sostenuti da potenti valori fuoco a infondervi un calore, un'espansività, una voglia di sentirvi unici, non da poco. Restano ad affiancarvi due regali sponsor celesti, sono la Luna in Ariete e il Venere nel Cancro, fornendovi la sensibilità, l'intuito, e una particolare attitudine alla creatività artistica. Pur con qualche piccolo incidente di percorso, superabilissimo, resiste in voi la volontà di costruire intelligentemente il vostro futuro, concentrandovi su obiettivi mirati. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 5, benessere, 5. Vergine. Cari Vergine, state recuperando da un periodo di marasma e cambiamenti. Tutto ciò che nasce in questi giorni può spingere all'azione e si invitano tutti a fare progetti, di lavoro o di studio, che possano portare buoni risultati in vista del futuro. In amore va un po' meglio rispetto al recente passato, è il momento di chiarire le cose se ci sono state delle frizioni di recente. Aria di maggio molto vivace in cui si uniscono corpi celesti positivi sul vostro cielo insieme ad altri lievemente dissonanti. Marte ancora nel fedelissimo Cancro vi consente di vivere una prima parte della giornata in armonia con gli affetti più cari. Vi concedete gite fuori porta, nella fioritura della campagna o l'atmosfera che il mare regala, sono molto apprezzate da voi. In seguito avvertite un po' di stanchezza mentale e il bisogno di rintanarsi per ricaricarsi in vista della nuova giornata di domani, malgrado la bella stagione primaverile inviti a star fuori ancora. Con Saturno contro, le relazioni interpersonali, soprattutto di coppia, non sono al top, in due vi sentite lontani dal partner, da single rivedete il passato con occhi disincantati, ma poi facendovi prendere la mano dal sogno vagheggiate un amore sereno, tranquillo, nascente da un'amicizia. A indurvi alla speranza Venere tenera e romantica in sestile, nel settore relativo ai rapporti amicali, mentre la Luna in Toro, con Giove e Mercurio, costante e altrettanto sentimentale, vi induce a viaggiare di fantasia e non solo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 8, benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, la priorità deve essere il recupero psicofisico, avete bisogno di rifiatare e riprendere energie. Giove non è più contrario e, anche se c'è ancora molta strada da fare per ritrovare una discreta tranquillità, il peggio è decisamente passato. Tutte le coppie in difficoltà avranno bisogno di tempo per recuperare stabilità perduta. Ma non disperate. Il cielo astrologico di fine maggio vi dona intelligenza, amabilità, vitalità e simpatia. Anche la componente della creatività dell'io, Plutone,
si dispone oggi in angolo benevolo, in acquario, esaltando una sensibilità profonda e un intuito luminoso. Un equilibrio formidabile vi sorregge in serata promettendovi di apprezzare le gioie che parenti e amici vi donano. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Scorpione. Cari Scorpione, le tante cose da fare vi stanno stressando un po' troppo. Continuate ad avvertire la paura di non riuscire a farcela, ma cercate di approcciare le cose con lo spirito giusto, senza partire demoralizzati o sfiduciati, perché la differenza la farà l'atteggiamento che adotterete. Dal segno amico del Cancro siete gratificati dal potente Marte, godendo dei buoni effetti di espansività, di calore umano, di lungimiranza che la posizione del pianeta vi dona, specie se appartenete alla terza decade. Vi prendete all'occorrenza un giusto momento di pausa ricreativa, possibilmente se le vostre zone geografiche lo consentono, vicino a una località di mare, l'elemento acquatico che tanto bene vi fa. La luna all'opposizione, esagerata da Giove, mette il dito nella piaga, tra gelosie, attaccamento e un timore spesso infondato riguardo la presunta infedeltà del partner. Infondato perché con due sorveglianti come Venere, tenera amiciona in Cancro, e Saturno serio e riflessivo in Pesci, è un rischio che non correte. Casomai la bianca signora vi espone a lunghe trattative sul fronte degli affari, mentre studi e viaggi, pur conclusi con esito brillante, si riveleranno faticosissimi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, c'è dell'insoddisfazione latente che vi condiziona e vi fa vedere difficoltà in qualsiasi cosa vi sembra come se tutto sia complicato e ci sia sempre un ostacolo. C'è da risolvere una questione legale o un problema familiare, bisogna muoversi entro fine primavera. La luna è Ariete al vostro fianco, ma avrete ancora per questa giornata l'ulteriore alleanza planetaria di Plutone nel segno dell'acquario, specie se siete nati nella prima e terza decade. Luna e Plutone vi stimoleranno a organizzare le vostre attività con saggio buon senso e vi aiuteranno ad essere fermi nelle situazioni che richiederanno prontezza di riflessi e convinzione nelle proprie opinioni. In famiglia siete presenti e responsabili in ogni questione, ogni piccola materia possiate intervenire col vostro luminoso slancio caloroso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 10, benessere, 9. Capricorno. Cari Capricorno, state vivendo giornate pesanti ma anche innovative, sapevate già che maggio sarebbe stato il mese delle novità e avrebbe premiato chi si è mosso bene in passato e si è assunto le proprie responsabilità. Anche l'amore è in revisione, a causa di Venere opposto, ma il problema è che manca il tempo per stare insieme al partner. Il clima di questa primavera vi è congeniale, con Giove in Toro molto bello, perché sviluppa al meglio alcuni lati della vostra personalità, come il senso di accoglienza, l'affettività, la capacità di gestire denaro e risorse che avete a disposizione. La vostra naturale capacità di consigliare gli altri con imparzialità di giudizio, si esprimerà in ambito sociale e familiare. Venere dolcissima in Cancro anche all'opposizione, si vede che aspettate il grande amore o che a vostro turno siete innamoratissimi, catalizzati da un bello sguardo che ha fatto breccia nel vostro algido cuore. Coppia serena, magari proiettata su nuove esperienze, una convivenza, un matrimonio, una messa in cantiere di un erede, come piace alla coppia Luna Giove in Toro, segno di terra in trigono al vostro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Acquario. Cari Acquario, sentite una grande spinta verso il futuro e vi siete resi conto che le cose stanno migliorando. Evitate di arrivare allo stremo delle forze e tenere d'occhio i cali fisici. Vi avviate verso un futuro interessante e volete cambiare fin da subito, innovare, respirare un'aria diversa. Progetto astrologico di questa giornata piuttosto soddisfacente. È sempre il potente Plutone in congiunzione nel vostro segno,
Se appartenete alla terza decada, far spirare l'aria della fortuna, che soffia, favorevole sul vostro cielo, e vi fa navigare verso la terra del consolidamento di un complessivo benessere. La linea dell'orizzonte non è ancora del tutto nitida, ci sono ancora nubi che si addensano, il team Giove con Mercurio, il Sole e Urano in Toro, si staglia per contrastarvi o costringervi a portarvi l'ombrello appresso, perlomeno come misura precauzionale. Ma, presto, vi troverete di fronte a una realtà mutata, in cui vi potrete sentire liberi di esprimere voi stessi in perfetta autonomia di spirito. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 5, benessere, 10. Pesci. Cari pesci, non si escludono conflitti con superiori o problemi nel rinnovo di un accordo. Sta tornando prepotentemente il desiderio di libertà e ribellione contro soprusi e trattamenti ingiusti. In amore il cielo si prospetta interessante, la giornata migliore in questo senso sarà quella di domenica. In famiglia potreste non essere sintonizzati appieno con alcuni componenti dell'habitat, specie se figlie e figli o se fratelli e sorelle. Chi di voi festeggia il compleanno tra il 20 e il 28 di febbraio, con Saturno nel segno? Si attrezzi di santa pazienza, se è genitore e non si faccia prendere dagli scatti di durezza. I vostri pargoletti vi ricompenseranno poi con la loro instancabile voglia di giocare e di farvi sorridere. Saturno nel segno accentua l'interesse per la storia, ecco perché nella giornata mondiale dedicata ai musei non potete esimervi dal visitarne almeno uno, portandoci i vostri figli, affinché imparino fin da piccoli ad apprezzare l'arte, la cultura. Venere Micione in Cancro parla di sentimenti forti e profondi, stabilizzati dalla Luna in Toro in sestile. Tutto alla grande dunque, le attività lavorative, i commerci, gli studi, i brevi viaggi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!